Ciao a tutti e benvenuti al primo video del canale La Casa di Mattia. Questo canale si porrà come obiettivo creare una guida per la gestione della casa e in particolar modo del bucato. In questo primo video vi mostrerò come suddividere il bucato in base a tipologia di tessuto, colore, resistenza al lavaggio e qua da questa parte vi farò vedere, questi sono i detersivi che utilizzo io in base alla tipologia di lavaggio che faccio, vedere come utilizzarli nel migliore dei modi e ottenere da loro il miglior risultato. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la suddivisione dei capi. Il primo bucato che andremo a suddividere sono le magliette che utilizziamo tutti i giorni. Magliette, camicie, pantaloncini per stare in casa, tutto cotone, rigorosamente cotone, e che non ha bisogno di un lavaggio comunque non troppo intenso e con un detersivo che li renda sempre comunque freschi quando li utilizziamo. La seconda suddivisione andrà sui colorati resistenti in cotone, quindi sarà composto principalmente da asciugamani, dagli strofinacci della cucina, dalle tovaglie. La terza lavatrice che vedremo sono la lavatrice dei capi in cotone resistente bianchi, insieme agli strofinacci e ai canovacci. Ci sarà poi la lavatrice dei capi che mettiamo tutti i giorni, quindi le magliette bianche, le camicie bianche, e per ultima le lenzuola. Vedremo poi in altri video il lavaggio della lana e dei capi outdoor e dei capi particolari. Dopo aver visto la suddivisione del bucato, andiamo a vedere quale tipologia di detersivo va utilizzato. Vi farò una breve presentazione di tutti i detersivi che io ho qua. Sono tanti, lo so, ma ogni tessuto ha bisogno di un detersivo specifico. Partiamo da questo detersivo. Questo detersivo è un detersivo 1000 specifico per l'utilizzo sui capi colorati. È un detersivo senza sbiancanti ottici, con un ottimo potere lavante, veramente ottimo, e che comunque risulta molto delicate sulla fibra, sul tessuto, non va quindi a rovinare il tessuto. Questo è un mio alleato meraviglioso. So che tanti di voi avranno sicuramente come problema i residui di sudore e di deodorante sotto le ascelle. Io è un problema che ho debellato tempo fa andando su questo prodotto. Si chiama Nuncas Smacchia Col, ha un costo abbastanza elevato, sono circa 4-5 euro, però è veramente formidabile. Vi farò vedere poi nei prossimi video come si utilizza. Alleato fondamentale, la chiappa colore, non perché uno non sia capace a dividere il bucato, ma perché comunque, anche se si divide bene il bucato, il tessuto tende leggermente a perdere il colore in generale durante tanti lavaggi, e questo, oltre che a trattenere quelle piccole parti di colore, trattiene anche i residui di sporco che sono all'interno dell'acqua di lavaggio, quindi è veramente un alleato fondamentale. Questo detersivo è un detersivo in polvere della Miele, sviluppato dalla Miele, ed è indicato esclusivamente per i capi bianchi. Io questo lo utilizzo sui tessuti in cotone resistente e bianchi, e basta, ho il misurino qua dentro. È un detersivo con un potere lavante altissimo, contiene già gli sbiancanti ottici e i sbiancanti a base di ossigeno attivo che favoriscono anche un'igienizzazione, gli sbiancanti ossigeno attivo del bucato. Veramente un ottimo alleato. Utilizzo anche il dash in polvere. Il dash in polvere lo utilizzo nel caso in cui
abbia finito questo e ci siano dei tessuti che sono cotoni resistenti bianchi ma hanno magari delle parti in colore, quindi vado a utilizzare anche quello che è indicato, dicono, nella confezione, anche per le parti colorate. Questo è un altro alleato fondamentale, che è il Sapoxitex della Rampi. È un coadiuvante del lavaggio. Allora, cos'è il coadiuvante di lavaggio? Il coadiuvante di lavaggio è quello che noi comunemente chiamiamo l'additivo, ovvero ciò che mettiamo insieme al detersivo per aumentare la forza lavante. Questo Sapoxitex è quindi un'aggiunta al detersivo della Miele che uso, l'Ultra White, e ha un potere ossigenante, ovvero ossigena le fibre in modo tale che le macchie vengano rimosse in maniera più efficace. Ha un potere sbiancante, ma senza l'utilizzo di sbiancanti ottici, poiché ha solo una concentrazione di sbiancanti a base di ossigeno attivo e quindi ha anche una forte azione igienizzante. Molto valido, questo lo vendono soprattutto nelle lavanderie, non si trova nei comuni negozi come acqua e sapone o Tigotà, e ha un costo di circa 7 euro. Questo qua, uno, in Italia non lo vendono, nel senso che lo vendevano negli anni 80-90. Ariel è la stessa casa che poi produce il Dash, sono la stessa casa, però in Italia non lo vendono. E in Italia non vendono la versione in polvere color, ovvero senza sbiancanti ottici. Io sono andato in Austria e uno dice, in Austria uno quando torna si porta dietro la calamita, cosa, io mi sono portato l'Ariel Color in polvere. Lo utilizzo per i cotoni resistenti, quindi asciugamani, strofinacci, accappatoi colorati, e è veramente ottimo, ha anche una buona profumazione, mi trovo veramente molto bene. Ace Gentile. L'Ace Gentile è anche questo è un coadiuvante del lavaggio, un additivo. Bisogna fare fare dei complimenti all'Ace Gentile, perché ha la capacità di sbacchiare in maniera e igienizzare in maniera abbastanza buona, nel contempo rispettare i tessuti e i colori. Io questo la utilizzo in abbinamento al Miele Ultra Color, ne metterò, poi vi farò vedere nei video quanto come usarla e quanto usarne. È una candeggina delicata, perché non è una candeggina a base di ipoclorito, quindi di cloro, è una candeggina a base di sbiancanti a base di ossigeno attivo, che è lo stesso più o meno lavoro che fa l'Oxitex, ma l'Oxitex è molto più concentrato e lo utilizzo solo ed esclusivamente per i bianchi. La candeggina colorata invece ha un potere enzimatico nel rimuovere le macchie, appunto enzimatiche, ovvero sangue, pomodoro sulle tovaglie e altre cose. Quindi questa è la combinazione perfetta quando lavo i colorati o comunque i capi di tutti i giorni. Omino bianco additivo disinfettante lo utilizzo solo per le cose della cagnetta, e quindi tutti i teli su cui sale lei lo metto in abbinamento a un detersivo in base a che tipologia di tessuto è, quindi lo metterò in abbinamento a un detersivo in polvere se è bianco, a un detersivo colorato se il nostro telo è colorato. Ammorbidente, io uso vari tipi di ammorbidenti, in questo caso ho il Vernel Blue Oxygen, che è la profumazione che preferisco. Di solito uso anche il Coccolino, che in questo momento ho finito, oppure il Morbivel della Nuncas. Questi si trova facilmente ovunque in offerta, anche se riesce a pagare non tantissimo. Un ammorbidente che utilizzo solo per i cotoni resistenti, gli asciugamani e gli accappatoi è questo. Non ha la sua etichetta originale, perché in lavanderia me lo riempono tutte le volte. Si chiama ammorbidente blu, è il primo ammorbidente con all'interno acido ialuronico,
e diciamo di derivazione molto vegetale ecologica. Utilizzato sulle spugne è veramente performante, ha una capacità di rimuovere, di mantenere il tessuto morbido ed elastico veramente buona. L'alleato che tutti dovremmo avere è questo, anche l'omino bianco, perché è un pretrattante. Prima di infilare i capi in lavatrice, se ci sono delle macchie, anche queste soprattutto enzimatiche come sangue, pomodoro, erba, questo va sempre utilizzato prima di infilare in lavatrice i nostri capi. Il Lip Vuelight Noir per i capi scuri lo utilizzo solo ed esclusivamente per le felpe delicate con colori scuri, e lo stesso vale per il Perlana Rinnova Colori. Lo utilizzo sulle felpe colorate in cotone o sintetiche, perché ha comunque una componente enzimatica, quindi rimuove le macchie, ma è un detersivo più delicato rispetto a come può essere il 1000 Ultracolor o alla maggior parte dei detersivi liquidi per colorati. Un regalino che mi sono portato dall'Austria, anche questo è un profumatore per... a me piace molto la profumazione del bucato, è un profumatore, si aggiunge una spruzzata insieme all'ammorbidente a fine ciclo e devo dire che è molto buono e poi quando finirà non ce l'avrò più, ma va bene così. Ecco, questa è una presentazione generale dei detersivi e poi vi farò vedere come utilizzarli insieme ai capi. Presentazione su come suddividere il bucato e quali detersivi utilizzare finisce oggi. Nel prossimo video vi farò vedere come lavare la prima suddivisione di bucato che abbiamo fatto, cioè i capi di tutti i giorni colorati, le magliette, le camicie, i pantaloncini, quali detersivi e programma utilizzare e come quindi andare a lavarli. Il video lo troverete a questo link. Se avete domande, curiosità o approfondire il discorso sui detersivi, lasciatemi un commento, vi risponderò e sarà mio piacere anche fare una chiacchierata con voi. Grazie e al prossimo video. Ciao!